Salmo 28. Preghiera per essere liberato. Ringraziamento per ottenuta liberazione. Salmo di Davide. A te grido, o Eterno, mia rocca. Non stare in silenzio con me, perché se tu non parli, io divento simile a quelli che scendono nella fossa. Ascolta la voce delle mie suppliche, quando grido a te per aiuto, quando alzo le mani verso il tuo luogo santissimo. Non trascinarmi via con gli empi e con gli operatori di iniquità, i quali parlano di pace con i loro vicini, ma hanno la malizia nel cuore. Rendi loro secondo le loro opere e secondo la malvagità delle loro azioni. Rendi loro secondo l'opera delle loro mani. Da loro l'attribuzione che si meritano. Poiché non considerano le opere d'Eterno e ciò che le sue mani ha fatto, egli li abbatterà e non li edificherà. Benedetto sia Eterno, perché ho udito la voce delle mie suppliche. L'Eterno è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò col mio canto. L'Eterno è la forza del suo popolo e il rifugio di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Lasciali e sostienili per sempre.